Eh sì, cari, carissimi schiavi, vi abbiamo ridotto bene, vi abbiamo ridotto bene. Eccoli là, a credere a tutte le puttanate che noi vi facciamo credere. Abbiamo tutto in mano, l'informazione che vi addormenta e vi ipnotizza a dovere, abbiamo in mano tutte le istituzioni, partiti compresi, e vi facciamo bere tutte le puttanate di questo mondo. E voi? E voi che cosa fate? Poveri ignoranti e schiavi, che cosa fate? Vi arrabattate tutti i giorni a voler risolvere problemi che non risolverete mai. Mai, mai, perché vi renderemo la salita sempre più difficile, perché vi toglieremo sempre più energie, perché entreremo nelle vostre case, entreremo dappertutto a rubarvi anche quel poco che vi è rimasto. Oggi avete ancora da mangiare, potete ancora scegliere tra primo, secondo, ma non durerà, non durerà. Stiamo già lavorando per questo, stiamo già lavorando per questo. Aspettate ancora a non fare nulla, nulla, aspettate ancora ad essere disorganizzati. Il Mariolino vi concerà per bene. Tanto la cosa la faremo passare tranquillamente, come sempre facciamo. Con una informazione che vi addormenta, vi rincoglionisce, vi racconta un sacco di balle e voi ci credete. Credete a tutte le puttanate che la stampa vi racconta. Tutte le puttanate. Mica vi stanno dicendo che abbiamo ritirato denaro dal mercato, ne abbiamo ritirato, e se anche voi vorreste pagare i vostri debiti non ce la fate, perché non ci sono denari a sufficienza. Capite? È una trappola, ma non la capirete mai perché siete troppo stupidi, perché credete ancora ai telegiornali, credete ancora ai giornali, alle istituzioni. Non avete capito che siete soli, stupidi e disorganizzati, e non lo capirete mai. Sono secoli che noi coltiviamo questo progetto e finalmente ci siamo vicini. E voi lo subirete perché siete troppo stupidi per agire, perché siete troppo stupidi per organizzarvi. Ve lo meritate, ve lo strameritate, vi schiacceremo, vi schiacceremo. Voi popolo, popolo. Chi è il popolo? Il popolo è una cozzaglia di gente stupida, ignorante, a cui si fa far bere qualsiasi cosa. E noi lo stiamo facendo. Era già tutto organizzato, tutto organizzato. Noi non lasciamo niente al caso, non lasciamo niente al caso, e paghiamo bene chi ci serve bene. Gli diamo posizioni, gli diamo prestigio e gli diamo tanti quattrini. E voi pendete dalle labbra della gente che noi paghiamo e che paghiamo profumatamente. Credete ancora di essere una democrazia? Ma fatevi la domanda: che cazzo contate voi? Cosa contate? Per ogni cosa c'è una legge. Vi abbiamo messo una legge per tutto. Da quando nascete a quando morite, avete delle leggi che regolano tutta la vostra vita, tutta la vostra vita, ogni singolo aspetto della vostra vita. Adesso stiamo preparando anche qualcos'altro. Qualcos'altro. Immaginiamo che voi vediate un oggetto di colore rosso. Se io decido che quell'oggetto deve essere invece giallo, nonostante sia rosso, vi farò dire che è giallo. Come lo faccio? Con una legge. Io per legge posso dichiarare che il rosso è giallo. Non ci credete? Certo che è così. Certo che è così. Stiamo preparando qualcosa che si chiama contro il revisionismo. Vuol dire che la storia la decideremo noi. Noi decideremo che cosa è vero e che cosa non è vero, che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. E guai a chi si ostina o a chi si permette di dire il contrario. Prevedremo anche l'arresto. Si chiama verità decisa per legge. E le leggi le facciamo noi, anzi, noi le ispiriamo perché siamo mica fessi, non ci mettiamo mica in prima persona. Noi ci mandiamo i nostri servi, coloro che ci mettono la faccia, questi commedianti, questi attori, contro i quali poi voi inveite come poveri deficienti cretini che non capite un cazzo. Questa è la realtà. La realtà. Dovreste essere intelligenti per capirlo. Dovreste essere intelligenti per capire che è tutta una farsa. Dovreste essere intelligenti per capire che state vivendo una totale allucinazione di massa. E invece voi cosa fate? Pensate di risolvere i vostri problemini quotidiani singolarmente.
è il solito egoismo degli esseri umani ignoranti, di quelli stupidi. Non ce la farete, vi abbiamo ormai in pugno. Vi schiacceremo come tanti insetti insignificanti, perché tale siete, degli insetti insignificanti. Non sarete capaci di organizzarvi, troppo stupidi e troppo pieni di sé. Questo siete voi, e non avete un briciolo di amor proprio. Continuate, continuate come state facendo, continuate così. Continuate ognuno a farsi i cavoli suoi, continuate ad essere divisi, continuate a prendervela tra voi. Adesso so per esempio che manca tanto denaro in circolazione, perché noi l'abbiamo ritirato. Attraverso le tasse noi ritiriamo il denaro, facciamo in modo che non venga immesso altro denaro che arriva a voi, quindi attualmente non c'è denaro, quindi non potete pagare i debiti. Questo è quello che noi vogliamo, che vi scanniate tra voi, che non abbiate i soldi per pagare comunque tutta una serie di cose, in modo tale che noi possiamo portarvi via case, beni, pignorarvi tutto e portar via i beni dello Stato. Quindi vi fotteremo sia individualmente che come collettività, e che è quello che stiamo già facendo. Il Mario, il nostro uomo fidato, te, probabilmente è un po' troppo robot, alcune volte sembra un androide, come qualcuno chiama, ma sta facendo un ottimo lavoro, sta facendo un ottimo lavoro, vi sta fottendo piano piano. Lui usa un olio molto speciale, eh? Lui utilizza un olio molto speciale, quella sua pacatezza da professore, vi sta fottendo. Cari italiani, alla prossima, alla prossima. Eh sì, cari carissimi schiavi, vi abbiamo ridotto.